Breaking Bad e Il Camino è purtroppo una delusione. Buongiorno e benvenuti sul canale del vostro producer preferito. Camino, Breaking Bad, ne ho parlato in un video pochi giorni fa, lo aspettavamo in tanti e ha diviso un po' le opinioni. È personalmente un film non del tutto riuscito e secondo me ci sono delle ragioni produttive dietro. L'ho visto proprio l'11 ottobre quando è uscito, ma ho aspettato qualche giorno, ho letto articoli, sono andato a fare un po' in giro anche sulla stampa internazionale. Volevo informarmi meglio e darvi un'idea più precisa di quello che è successo. Io in El Camino vedo almeno tre gravi problemi di produzione, purtroppo. Ma prima di tutto partiamo dal fatto che scrivere per la televisione, quindi scrivere una serie TV, non è uguale a scrivere un lungometraggio, quindi un film. Vince Gilligan ci ha abituato a una scrittura eccellente in tutta la serie Breaking Bad, ma pecca purtroppo nella scrittura cinematografica. Mi sono divertito a fare un piccolo esperimento che non vi posso riportare per ragioni di copyright, però insomma ho preso il film, ne ho spezzettato un po' le parti, l'ho ridotto a una puntata da 50 minuti, da un'ora televisiva e vi assicuro che è molto bello. Voglio dire che forse Vince Gilligan ha scritto una puntata di Breaking Bad e l'ha allungata. E questo secondo me è il primo errore che c'è dietro al film. Il secondo errore che ho riscontrato è che Jesse Pinkman, Aaron Paul, l'attore Aaron Paul, è anche tra i produttori. E questo significa che inevitabilmente il personaggio di Jesse Pinkman è omnipresente durante l'opera, dall'inizio alla fine, tutte le inquadrature, tutte le scene sono tutte le sue. Invece Breaking Bad ci aveva abituato a un continuo susseguirsi di protagonisti di scena, mantenendo chiaramente Walter White protagonista della serie. C'erano tantissimi protagonisti di scene singole che portavano avanti la storia e le davano ritmo. Per quanto questa sia forse la masterpiece di Aaron Paul, perché è davvero bravo come attore, come interpretazione in tutto il film, vedere sempre lui, continuamente lui, beh, di sicuro non è Breaking Bad, è un'altra cosa. E alcuni errori che ho trovato gravi sono in realtà errori di regia e inevitabili errori di cast che metto negli errori di regia. Parlando appunto del cast, abbiamo personaggi invecchiati, ingrassati, insomma, non fanno il match perfetto con i personaggi della serie in quel momento dei flashback della storia. E c'è una scena che è veramente ridicola, veramente brutta, girata male, come non ho mai visto in Breaking Bad. Vince Gilligan, che fai? Mi disegna una sparatoria divisa in due tempi, un primo tempo di sparatoria molto bello, con il classico Breaking Bad moment, quindi c'è un momento, no, che non ti aspetti, un colpo di scena, anche se era annunciato, no? C'è un modo in cui lui spara, ammazza il cattivo, un altro cattivo poi gli scarica addosso, nutta un caricatore a 5 metri, non lo prende mai, anche Pinkman gli scarica addosso un paio di caricatori a 5 metri senza nessun ostacolo, non lo prende mai, con uno degli ultimi colpi lo centra poi in testa e lo uccide. Sono scene un po' di serie B, insomma, non ho mai visto tanta leggerezza in Breaking Bad e secondo me è data dal fatto che comunque hanno prodotto un film coi soldi in tasca, col successo in tasca, sapevano che avrebbero comunque avuto un utile, molti spettatori, molta fan base l'avrebbe guardato e secondo me questo ha dato una certa leggerezza proprio al girato stesso e non eravamo abituati con Vince Gilligan. Non toglie nulla alla straordinaria storia di Breaking Bad, a tutta la serie, a quello che è stata. Secondo me questo film è in realtà una puntata aggiuntiva a cui vanno tolta un'oretta per essere veramente godibile. E se lo vediamo invece nell'ottica di una carrellata, un film molto romantico, di carrellate di personaggi che ritornano e vengono ricordati per rivedere di nuovo Breaking Bad, allora a quel punto probabilmente è quello che voleva fare Netflix e il successo è stato centrato. Questo era tutto, vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Andiamo bene, proprio bene.